Umberto, lei è un volto noto in città. Sotto la barba si nasconde il volto di un uomo dal cuore generoso, dal cuore nobile. Innanzitutto perché è un volontario della Croce Rossa di Fano, ma non solo. Dal 2007 che sono volontario della Croce Rossa del Comitato di Fano. Ci siamo distinti in particolari missioni, opere, tra l'altro anche il terremoto dell'Aquila nel 2009 e poi tutte le cose che avvengono nell'ambito della nostra città. Noi siamo sempre disponibili e aperti a tutte le proposte e volontariato che si può fare. Lei è anche un attore e fotomodello. Tutto è nato così per caso da una brochure per la cura della barba e da lì poi la cosa ha avuto un'escalation perché poi pubblicando queste foto sui social network ho avuto proposte da brand di abbigliamento ed accessori maschili e poi è stata tutta un'escalation, tutto susseguirsi dalle brochure, dalle riviste di moda, a patinare ai libri e poi da lì videoclip, spot pubblicitari, apparizioni in televisione, un po' di tutto. Vogliamo ricordare qual era il suo primo lavoro? Beh, il mio primo lavoro era ben distante da quello che sto facendo in questo momento. Io ho fatto per 35 anni il sottufficiale dei carabinieri, sono stato insignito nel 2009 come cavaliere della Repubblica per meriti di servizio e missione umanitaria 7 mesi a Sarajevo. In questo periodo invece è tra Fano e Milano. In questo periodo sono a Milano, sto lavorando a un programma televisivo che si chiama 100% Italia, che va su TV8 alle 20:15 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Praticamente è un gioco che si basa su sondaggi posti agli italiani, vizi, virtù, modi di dire, modi di fare di tutti gli italiani, condotto magistralmente dal grandissimo Nicola Savino e presieduto da Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, sociologo e opinionista. Dunque il gioco si basa su sondaggi, totalmente su sondaggi. Noi, come dice il nome stesso, 100% Italia, perché siamo 100 italiani in un panel provenienti da tutte le parti d'Italia, vari range di età, si va dai 18 agli 83 anni, uomini e donne. Tra l'altro tendo a precisare che sono l'unico marchigiano del panel, pertanto oltre che rappresentare la mia città Fano rappresento anche tutta la regione Marche, una grossissima responsabilità, e in base a delle scelte che noi facciamo i concorrenti, sono due coppie di concorrenti, per accaparrarsi il titolo di campioni devono capire i gusti degli italiani. Questo programma durerà fino al prossimo anno, primi mesi del 2024, aspetto una chiamata da qualche agenzia, da qualche brand. Sono sempre aperto a qualsiasi tipo di lavoro o di esperienze. Possiamo dire che questo programma le dà anche l'opportunità di conoscere nuove persone, quindi fare nuove amicizie. Molto bello, perché ovviamente provenendo da tutte le città tutti i paesi, regioni d'Italia, vari dialetti, varie esperienze, varie persone, in più insomma si conoscono anche persone dello spettacolo, perché comunque frequentando questi set, questi studi televisivi hai modo anche di conoscere persone o artisti che di solito vedi in televisione. C'è una persona in particolare a cui dedica questo periodo di soddisfazioni che sta vivendo? Io lo dedico alla mia famiglia, perché hanno sempre assecondato le mie passioni e se non fosse stato per loro tutto questo ovviamente non sarebbe stato possibile. Buon divertimento, viva Fano e viva le Marche! Viva Fano e viva le Marche!